Seconda Varese, vai Donato, vai. Pronto? Vai Donato. Pronto, io non ho grandi cose importanti, vorrei sapere, visto che questa è Radio 24, vero? Sì, Radio 24, sì. Qui ha chiamato. Vedi Giuseppe, io vorrei sapere, sì, non so che sono cose rilevanti, ma io vorrei scardinare Fabio Fazio. Fabio da Fazio. Filippi. Sì. Voglio scardinare la sigla di Marzullo. Sì, ma in che senso scardinare, scusami? Tirarlo via, trarvi indegno di stare in quella televisione. Ma voglio... chi? Fabio Fazio, l'immobiliarista Fabio Fazio. Ma che c'entra immobiliarista Fabio Fazio, scusami? No, però aspetta, Donato, prima di chiamare gli addetti alla sicurezza, gli infermieri, gli agenti sanitari, sì, certo. Scusa, ma, ma queste cose penso che siano lecite saperle. Ma che io cosa? Cosa è lecito? Il caldo. Vorrei il caldo. Sapere, visto che voi siete lì un'autorità mediatica che arriva dove nemmeno qualche volta un santo può arrivare. No, però Donato, io direi calmi tutti. No, Parenzo, calmi tutti. Allora, Donato, ci sta chiamando da Varese, sì. Allora la domanda è: ma che stracazzo vuoi, Donato? Cioè, perché Fabio Fazio voglio dire una cosa su Fabio Fazio, perché non una posso cosa attaccare su Fabio Fazio. Fabio Fazio è un farisaico, lo voglio dire fuori da guardare ai tre. Fabio Fazio, a me deve spiegare per quale cazzo ti motivo sta lì da anni a e mi deve mostrare chi, perché non esista nessuno che può prendere il suo posto, perché ma chi posto se ne pubblico. Frega, scusa, a me frega, io vorrei sapere come Michele Guardista in Rai 3 da 25 anni ha fatto la missione. Chi se ne frega? Sono? Ma sei un pazzo tu, Donato da Varese. Ma non sono un pazzo, ma non fate le stufate, lo sapete che anche voi vi rode questa situazione. No, non ce ne frega nulla, meno di niente. Ci sono quegli uomini che vanno a letto con Vladimir Cussura, non so perché con quel cazzo di coraggio si può andare a letto con Vladimir Cussura. Aspetta, fermo lì, non ho capito. Che c'entra adesso Vladimir Cussura? È matto, dai. Ma sono tutte domande che io adesso mi facevo qui con un amico che adesso è andato via. Domande che uno si fa in una corsia di ospedale per malati di mente. Ma non dire cazzate, ma non è vero. Ma, è assolutamente ma che c'entra vero. Vladimir Cussura adesso? Spiegami. Niente, vorrei dai, sapere niente. Per quale motivo Prodi non sia ancora stato ammazzato. Per quale motivo Prodi ancora non è stato ammazzato? Che vuol dire? Conto. Ma come? Vi rendete conto i trascorsi di Prodi? Quali trattati ha firmato quel criminale o no? Tu ti rendi conto di quanto sei malato in testa oppure no? Vorrei sapere. Ma cos'è che Donato, vuoi sapere? Allora io vorrei sapere perché saltando, non ti hanno dato alle 19:26 la pillola delle 17 che è quella che ti controlla l'umore. Io non capisco perché non ti hanno dato quella pillola lì. Questo vorrei sapere io. L'unica cosa che vorrei sapere. Io vorrei sapere anche come fa Maurizio Costanzo di ripavere i rapporti. Vorrei saperlo. Di Maurizio Costanzo, ah? Io vorrei sapere la De Filippi, la sì, lesbica di una donna. No, ragazzi, ma qui è il degrado del Cesare. Allora, momento in cui abbiamo stabilito che essere omosessuale è una cosa normale, io non vorrei, perché devo sentirmi in colpa perché dico la De Filippi una lesbica? Ma no, ma scusa, mi abbi pazienza, ma non è che uno adesso può venire qui parlare senza controllo sanitario e dire questo è così, Prodi deve essere ammazzato. Senti che si carica. Allora, agli italiani non bisogna smettere di dare che si prendono per il culo. Io voglio sapere, Maurizio Costanzo sì, è la De Filippi, quali modalità adoperano per avere dei rapporti sessuali? No, vabbè, tu sei un malato, Donato, ma perché non ti fai curare? Perché non ti fai curare? Guarda, lo sto dicendo seriamente, Donato, perché non ti fai curare? Vorrei sapere, da guarda, io ogni tanto detto qui mi incazzo, adesso voglio un po' ridere, io mi incazzo moltissimo perché se tratto l'argomento invasione islamica, non male che dovrei ammazzare... Invasione islamica? Dovresti ammazzare chi? Allora, io di solito tratto degli argomenti molto, molto, molto duri e molto, molto, molto pericolosi. Tratto degli argomenti dove li tratti? Con chi li tratti? Con chi? Con gli infermieri? Chi è quel... cosa? Ma con chi li tratti? Con gli infermieri tratti gli argomenti così? Io non lo so, io voglio sapere, la De Filippi, curiosità. Oddio, ma chi se ne frega? Siamo alla follia. Ah, chi se ne frega? Benissimo. Chi se ne frega? Allora, passiamo ad un altro argomento, l'invasione islamica. Dimmi, che cosa hai... cosa hai da dire sull'invasione? Che cosa hai elaborato con, non so con chi, poi con gli infermieri no, o con altre persone? No, io voglio. No, allora questo è un progetto del califfato che lì dell'Europa si deve islamizzare. Io voglio sapere a quel maiale che hai a fianco, quel piccolo maiale, che sì, è un maiale, quel Parenzo, maiale. Sì, capito. Sì. Voglio sapere, io adesso non sono più giovane, no, ho superato i miei 40 anni. Ma non è quello il problema tuo. Se il governo dovesse precettare tutti i soldati per andare a difendersi contro l'Islam, ma voglio capire, chiedi un po' quel maiale lì, no? Sì. Se io devo andare a difendere questa Italia, se io devo andare a difendere questa Italia, sì,
Dì a maiale se devo difendere quest'Italia. Aspetta, Donato, aspetta, a questo punto direi che alle 19:28 senti, che in questo momento mi sembra sia giunta l'ora. Ecco. Mi sembra che il pillolone sia in grande ritardo. Dunque non ci vuole più il pillolone. No. Ci vogliono due punturine, ma punturine di quelle abbastanza serie. E un giorno direi uno o due di degenza anche nella struttura. Ma un giorno, due giorni. No, due giorni. Anche una settimana, Donato, perché io questa sera praticamente sei passato da Fabio Fazio fino adesso a che cosa? Tutto. Io voglio allora Fabio Fazio lo voglio completamente defenestrare da quella situazione. Sì, ma arrivano, arrivano, non ti preoccupare, arrivano.